se c'è qualcuno che vuole imparare con noi, lo possiamo fare facendo illuminare questi strumenti. Madonna mia, qui c'è anche una aperta con l'acqua lì. Questi erano gli studi. Ora ci troviamo in un'altra struttura, che è anche decorata nei soffitti, e questa struttura ci porterà attraverso un tunnel nella villa principale, dove poi questa sera faremo l'indagine a buio, per cui incominciamo. Però. Quanti ti conto al primo cambio batteria? Sì, eh? Vabbè, sì. Siamo nel famoso tunnel che ci porterà, come dicevo prima, nella villa. E se c'è qualcuno qui che ha voglia di interagire con noi, lo può fare tramite gli strumenti che abbiamo in mano. Ce ne abbiamo uno io e uno Alessandro. E quindi potete farlo brillare se lo voglia. Se riusciamo a camminare anche paralleli, sì. Attenzione a questo tubo che sale. C'è qualcuno qui con noi che ha voglia di interagire? Scusa, ti taglio la strada, ma... C'è qualcuno qui che voglia di parlare con noi, per favore? Qui c'è una porta murata. Ah.
lungo. Io continuo a dirvi che se qualcuno ha voglia di parlare con noi, di farci sentire, siamo qui in pace, con massimo rispetto. Ci stiamo dirigendo verso la villa principale, l'ospedale psichiatrico Villa Sperperi. Attenzione alle pavimenti. Dovremmo essere nella villa principale. C'è qualcuno qui che voglia di interagire con noi? Allora, c'è qualcuno qui che voglia parlare con noi? Queste figure sono inquietantissime. Saliamo. Okay.
che era anche la dimora del dottor Sbertoli, meravigliosa. Ora faremo un piccolo sopralluogo di giorno per poi fermarci di notte. Ripercorreremo naturalmente il tunnel e per poi finire l'indagine notturna proprio in questa villa, che è la più importante di tutta la struttura, diciamo. Facciamo di vedere anche la vista meravigliosa che ci avevano sulla città di Pistoia, senza andare troppo avanti. C'è qualcuno di con noi? Se sì, per cortesia, può andare a eliminare questo strumento come hai fatto adesso? Rumore? Sì. Da di qua. C'è qualcuno qui? Quando ti sei girato per andare di là, ha brillato. Per favore, te lo chiedo per favore, puoi riilluminare anche di poco questo strumento che ho nelle mani, o quello che ha nelle mani Alessandro? Io puoi accenderlo. Puoi far illuminare anche questo, eh? Un altro. Ok, se c'è qualcuno che fa il nome. Puoi far illuminare questo strumento per cortesia? Sono stretto, vado avanti. Sicuramente per qualche cura, però amplifono probabilmente per la sentire. Auricolare destra, auricolare sinistro, sì, questa era un macchinario per l'udito, sì. Se qua c'è ancora un letto, un catino, una teglia, un quadro, una scarpa. Voglio fare questa, ma non penso da solo perché sennò qui non ce ne siamo.
Le strade facili non ci piacciono. Prendiamo quelle complicate. Il terrazzino di legno. Questa non c'è, la sua scalettina. Questa è un graffito che è stato appena fatto. Sì, tutte parte con i buchi. C'è qualcuno qui? Reggia, cammina sulla destra però. Madonna, è tante? Sì, perché è tutto il legno. Sì, tutto il legno. Però ci sono due... Sì, barcolla. Sì. Ci sono tutto il campo. Non è proprio... Qui non è che ci sono i topi di più. Sì. Guarda che roba. Sì. 20 cane. Sì. Quello dove siamo passati adesso? Sì, sì, questo è quello che facciamo adesso. Sì, benissimo. Cammina sulla destra. Sì. Uno alla volta. Thank you.
prossima. Devo provare? Vai. Andare a fare i graffiti anche l'highlight. E gli ho fatto sia il foro qua che... Allora ragazzi, abbiamo finito il sopralluogo, adesso aspettiamo il buio, perché quello che ci interessa è fare l'indagine di notte per vedere che cosa viene fuori, quindi partiremo senz'altro dal tunnel di notte, appunto, e ripartiremo dal tunnel per giungere qui alla villa e appunto analizzare eventuali EVP o eventuali fenomeni. Quindi non ci resta che salutarvi, aspettare il buio e ci vediamo più tardi. Grazie, a dopo. Un saluto anche da parte mia. Ciao ragazzi.